da sempre un quartiere con una sua identità, in cui nonostante i periodi di povertà vissuti scaturivano rapporti sociali veri e spontanei, con un fascino particolare, tanto da lasciare ancora oggi un ricordo nella mente dei fanesi. Si tratta del quartiere dei Piattelletti o dei Piatlet, costituito da una serie di vie del centro storico fanese. Innanzitutto, Laura, partiamo dal nome. Perché Piatlet? Deriva proprio dal pavimento, perché era composto da mattonelle quadrate da 15x15 e il disegno era inserito all'interno di una cornice circolare. Quindi, guardando questo pavimento si aveva la sensazione di una successione di tanti piccoli piatti e non mattonelle quadrate come in realtà sono. E da qui nel linguaggio popolare la chiesa che era dedicata a Santa Maria del Riposo venne ribattezzata la Madonna di Piatlet. E quindi già dall'epoca antica, già dal 1700 nei documenti risulta chiamata in questo modo. Qui ci troviamo all'incrocio di tre vie, via Tomani, via Speranza e via Tomassini. Dove sorgeva esattamente questa piccola chiesa? Attualmente c'è una piccola piazza, ma la chiesa sorgeva in questa zona. Era una chiesettina piccola, non era una chiesa grande, si stima circa sui 45 metri quadrati. Il pavimento, posto nel 1501, era composto da circa 1500-1600 mattonelle. Non c'erano disegni che rimandavano alla religiosità, ma erano disegni con un impianto iconografico ben definito, ben stabilito. E il pavimento era stato realizzato molto probabilmente in occasione del matrimonio tra il fanese Ludovico Gabrielli e la pesarese Margherita Samperoli. Ogni mattonella è un piccolo quadro, un piccolo dipinto, e sono tanti i disegni che rimandano a quest'unione matrimoniale, disegni simbolici quali il coniglio, che è il simbolo della fertilità, il daino, che è il simbolo della purezza, ma poi ci sono anche tanti disegni che raccontano la storia dell'epoca. Quindi è una sorta di enciclopedia, così possiamo dire, del 1400. Alle sue spalle anche una riproduzione delle mattonelle. Sì, è una riproduzione che feci nel 1995 e in occasione dell'uscita del primo volume Immagini dai Piattelletti. Era un lavoro fatto per far conoscere la storia del quartiere, della chiesa e del pavimento. E successivamente a questa ce n'è stata un'altra edizione perché sono state ritrovate tantissime mattonelle dallo studioso Claudio Paolinelli al Museo di Budapest. In che anno fu abbattuta la chiesa? La chiesa fu abbattuta nel 1942 per ristrutturare il quartiere, che era un quartiere molto, molto povero. Si era deciso di abbattere il quartiere e ricostruirlo più salubre, più sano. Ovviamente i cittadini che abitavano qua si sono opposti all'abbattimento, perché anche se la casa era povera e non era sfarzosa, era comunque un'abitazione, in tempo di guerra era importante avere un tetto. E l'unica vittima fu la chiesa, che già versava in condizioni insomma non di stabilità. Ad oggi cos'è rimasto di quel quartiere all'epoca così vivo? Per fortuna sono rimaste le abitazioni, quelle che dovevano essere demolite, e quindi si ha proprio un'idea di quello che poteva essere il quartiere, con queste casette piccole, casette una accanto all'altra, e questi vicoli stretti che sicuramente portavano anche a un'unione tra le famiglie, tanto che fino a pochi anni fa si ritrovavano le persone sulla strada portando fuori le sedie dalle case per scambiare opinioni, per giocare a carte, per vivere diciamo una socialità diversa da quella che si viveva in altri quartieri della città.